Complimenti e of course in bocca al lupo alla Juventus. Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro ragazzi. Siamo seri, purtroppo. Il Napoli, ragazzi, non ha passato il turno. Ci sono tante notizie di cui parlare comunque oggi, però, cari followers, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo il momento tenerezza. Immedesimatevi nel momento tenerezza, perché so che c'è del tenero dentro di voi, se no il vostro Yugufo viene licenziato e poi avrete sulla coscienza praticamente il mio licenziamento. Se voi invece vi iscrivete al canale è gratis, non dovete pagare niente, c'è il tasto iscriviti, voi ci fate click e io da parte mia in cambio c'è questo ricatto. Io comunque in cambio vi prometto che il nostro Peppino Chinè non verrà ad indagare su di voi e quindi sarete al sicuro. Followers, parliamo di Maurizio Sarri. Attenzione, perché Maurizio Sarri, ragazzi, si dimette. È una cosa comunque che gli fa onore, perché sembra che lui spare, che lui stia rinunciando comunque a 5 milioni di euro, perché lui si dimette e rinuncia a questa somma. Io avrei detto al nostro Maurizio Sarri, scusa, dico io, no? Che ti costa? Fai un piccolo sforzo, lavora una settimanella in più, così quei soldi che guadagni li dai in beneficenza, pago il mutuo della casa e posso vivere una vita molto migliore. Però ragazzi, lui si licenzia adesso e rinuncia a 5 milioni di euro, facendo probabilmente il suo dovere, perché alla fine gli fa onore questa cosa. Poi ragazzi, sono uscite tante storie sui social, io ho letto che già sono pronti, che già Lotito è pronto per chiamare ad allenare la Lazio Klose e Rocchi. Io da parte mia posso pure capire Klose che possa andare alla Lazio, ragazzi, ma Rocchi, lui comunque è sotto contratto dell'Inter, questo arbitro è già completamente nero-azzurro il designatore, è impossibile che possa andare ad allenare la Lazio. Però followers, a parte gli scherzi, adesso sentiremo il nostro Lotito, che sicuramente si rivolgerà alla sua task force e nelle sedi opportune loro faranno delle indagini. Il nostro Lotito, vediamo che fa, però followers, a parte gli scherzi, non sappiamo ancora le cause, le motivazioni del suo, delle sue dimissioni, quindi secondo me massimo rispetto a Maurizio Sarri. Attenzione, perché è stato rimandato a giudizio, ossia ci sarà un giudizio, verrà giudicato in un tribunale il pubblico ministero, il PM, il pubblico ministero di fede torinese, quello che era comunque odiatore seriale della Juventus, quello che si vantava di aver aperto fascicoli, di aver avviato indagini, di aver avviato delle inchieste e i dossier contro la Juventus, e tutto fiero andava comunque in televisione, sui giornali, a spiattellare queste cose, perché lui era un fiero torinese anti-juventino. E lui, ragazzi, pare che abbia falsificato delle prove, abbia occultato delle prove, distrutto delle prove, qualcosa del genere. C'era questo calciatore del Torino che avrebbe ripreso la sua fidanzata mentre facevano comunque delle scene di sesso. La ragazza non sapeva nulla e quindi lui, poi, siccome questa ragazza si sono lasciati, l'ha lasciato lei, l'ha lasciato lui, non si sa, lui ha fatto un revenge porn, nel senso che vuol dire che ti lasci con la tua coppia, con la tua moglie, con la tua fidanzata, quello che è, per dispetto metti in rete dei video di quando facevano sesso. Questo calciatore lo ha fatto, questa ragazza se n'è accorta, lo ha denunciato. E questo PM, essendo comunque tifosissimo del Torino, ha preso il cellulare di questo calciatore e lui stesso ha distrutto questo video, ha distrutto le prove di questa revenge porn che avrebbe fatto questo calciatore, e quindi è stato beccato con le pive nel sacco e adesso andrà a giudizio proprio lui, che faceva un po' il gradasso parlando male della Juve, facendo il tifoso. Quando tu comunque sei un PM devi essere imparziale e devi essere serio nel condurre le tue indagini, nel portare avanti il tuo lavoro. Questo qui faceva il super tifosello e alla fine, ragazzi, è stato beccato. Poi io apro anche una parentesi, io posso capire che il Torino si è comprato Haaland, si è comprato Mbappé, si è comprato Messi, si è comprato Lele Adani, questi campionissimi. Allora tu dici, beh, vabbè, per comunque alla squadra serve l'apporto di questo calciatore.
è un calciatore che praticamente avrà giocato due o tre partite, mi sembra, non lo so, io lo disconosco questo calciatore, non mi ricordo neanche il nome, però quando uno è tifoso, ragazzi, purtroppo, poi il cetriolo arriva sempre nel deretano. Cari followers, vorrei parlare con voi adesso di una notizia importantissima. Purtroppo, ragazzi, il Pianiapoli non vince la partita contro il Barcellona, ragazzi. Purtroppo la Juventus è troppo forte, il potere della Juve. I poteri forti, cari followers, castigano il Napoli che esce così a testa alta. Proprio hanno giocato bene, hanno addirittura messo paura al Barcellona in casa sua. Perché questo sono arrivati a dire i tifosi del Napoli sui social e anche i pseudo, gli pseudo giornalini, giornalinisti, giornalaisti e napoletani. Perché giustamente tutti questi qui adesso devono dire che va bene. I poteri forti purtroppo noi perché c'era lo step on foot su Osimhen, era rigore, però sai, i poteri forti, però ci resta la consolazione di aver messo paura al Barcellona in casa sua. E quindi ragazzi, loro escono a testa alta, anche se a parte questo rigore che poteva essere rigore che viene dato, non dato, bla 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 bla. Però, cari followers, occhio, perché secondo me è una cosa comunque inutile. Noi stiamo parlando di una cosa inutile. Perché tu comunque, essendo una tifoseria che ti presenti a Barcellona con in saccoccia la più bella città del mondo, la passione che c'è solo a Napoli, il bel mare, dove tra l'altro tu hai pure l'urlo Champions, a questi qui solo con l'urlo Champions li metti al tappeto. Quindi tu vuoi mettere che poi hai pure la cazzimma, una parola che esiste solo a Napoli e che non si può tradurre, perché non c'è una traduzione in nessun'altra lingua. È un'invenzione tecnicamente napoletana. Quindi tu con tutte queste cose, tu vai lì con un bagaglio culturale che quando arrivi lì alla stazione di Barcellona, esci lì con questo bagaglio culturale, a questi qua li dai subito nei denti, i tifosi proprio annichiliti, quelli del Barcellona. Sono usciti veramente a testa alta da questa partita, però è un fallimento. Cari followers, io ve lo devo dire, è un fallimento. Voi vi ricordate comunque che la Juventus arrivava in semifinale, arrivava in finale. È un fallimento. Se la Juve non vince la Champions è un fallimento. Hashtag fino al confine. Perché comunque tu che c'hai una differenza di fatturato che è molto grande, lo dice pure Aurelio De Piangentis, ma voi vedete che il fatturato è una cosa che incide notevolmente. E quindi, cari follower, il fatturato dove la Juventus gli hanno tolto dei punti di penalizzazione mettendola fuori dalle coppe. Non può fare mercato, ti vengono a mancare comunque quasi 100 milioni a causa di problemi della società. Comunque colpe anche nostre, la situazione societaria, comunque il bilancio che era un po' in rosso da mettere a posto, c'erano dei debiti da pagare, dove arriva un Napoli che classificato in Champions e riceve i soldi della Champions. Campione fresco fresco, comunque di aver vinto il campionato e aver ricevuto comunque un piccolo premio in denaro. Poi con la qualificazione in Champions è un modello da seguire, perché tu comunque hai il bilancio esattamente, il bilancio è esattamente inattivo, perché lo dice anche il modello da seguire in televisione, dice che noi a differenza di altre squadre abbiamo un bilancio in piena salute. Quindi tutta questa differenza di fatturato, come diceva lui qualche anno fa, incide tantissimo. Quindi se tu non vinci la Champions con le mani proprio così, mani bassissime, è un fallimento. Hashtag fino al confine, ragazzi, lo dice lui, dove poi tra l'altro tu hai tutti i pronostici a favore, perché Lele Adani ha detto che questo è il vero ciclo vincente, quando gli altri comunque hanno vinto 9 scudetti, ma non è mica un ciclo.
è qualcosa di vinto così a fortuna, ma il tuo è il vero ciclo vincente. Quindi tu, non avendo vinto il campionato, non avendo vinto la Coppa Italia, non avendo vinto la Champions League, è un fallimento, ragazzi. È un fallimento. Io posso capire pure che quando giocava la Juve c'era questo qui che se ne era scappato di casa, c'aveva un bastone dietro le spalle, c'aveva una tovaglia con dentro un paio di ciabatte e un tramezzino scaduto. Uno scappato di casa, dicesi Neymar. Che cavolo di calciatore era questo qua? Poi stava Messi, questo qua che praticamente è più lungo orizzontalmente che verticalmente. Questo qua non riesce a correre con il naso così, non ce la fa ragazzi. A Roma dicono, se sta a tavola, se dice di no, sparecchia. E io aggiungo, se dice di sì, affetta il pan. Questo non sa giocare a pallone. Poi c'era questo qui, il Castoro, Suarez, questo che rubava facendo degli esami falsi, così, in combin con la Juventus. Poi a centrocampo, vabbè, neanche li voglio nominare, questi scarsoni che c'erano. Xavi, ci stava Busquets, ci stava Iniesta, cioè tutti questi qui che non sanno giocare a pallone. La Juve ha avuto vita facile quando affrontava il Barcellona. Vedete loro adesso che campioni che hanno. Non è che hanno 7-8 persone in infermeria, però i giovani che hanno, questi sì che è uno squadrone potente. Quindi non mi venite a dire adesso che il Napoli, anzi il contrario, esce a testa altissima, perché questo Barcellona sì che era forte, non come quel barcellonino che affrontava la Juventus qualche anno fa. Quindi non mi venite a raccontare storielle, cari followers, che mi voglio proprio mantenere calmo, non mi fate arrabbiare, eh? Mi raccomando, hanno perso, ma a testa alta, e gli hanno messo pure paura in casa proprio, in casa loro del Barcellona. E non mi venite a dire di no, che veramente inizio a bannare tutti quanti. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Ricordatevi il momento tenerezza, ragazzi. È importante iscriversi al canale, altrimenti, ragazzi, viene direttamente Carlo Alvino a piangere nel canale. Poi, ragazzi, dobbiamo fare proprio la chiusura del canale. Noi ci vediamo domani. Chi non si iscrive al canale è un Carlo Alvino Zerbino. Yeah.